boom! Biblio boom, altra puntata con libri in villa. Libri in villa, devo dire un'esperienza meravigliosa, sta arrivando nella nostra città una idea, no? Quella di portare nelle nostre ville storiche, ma soprattutto in Villa Milius, libri da presentare, autori, grandissimi scrittori che... E con grande soddisfazione e orgoglio ospitiamo nelle nostre ville. Di chi parliamo oggi? Allora, oggi per Libri in Villa Milius, come dicevi te, la nostra biblioteca, verrà intervistato Roberto Pegorini con il suo ultimo libro, lo Jab Mancante. Sicuramente l'avrò pronunciato un po' così, Jab. Ci ho messo del mio meglio, insomma. Allora, Roberto Pegorini, tra l'altro, ha vissuto a Sesto per quasi più o meno 30 anni, quindi è uno di noi, è un sestiere, assolutamente. Siamo nell'ambito di libri gialli, noir. Due ragazzi che si amano da famiglie che si oppongono, cioè che non condividono idee ideali. Assolutamente, lui è un ragazzo pakistano, mentre lei è una 17enne afghana. Purtroppo tra la coppia, senza svelare troppo, se no, roviniamo la lettura ai nostri amici, c'è di mezzo purtroppo appunto un omicidio e tutto, o meglio, molto, ruota attorno anche a uno jihad mancante. All'interno di questo romanzo un ruolo da protagonista ce l'ha anche l'investigatore, che è un certo Valerio Giusti. Valerio Giusti, ma questo però lo lasciamo raccontare all'autore intervistato da Paola Malcangio. Perciò buona intervista e buona lettura. A te la linea, Paola. Grazie ragazzi per la linea, sono qua oggi con Roberto Pegorini che è venuto a presentarci il suo ultimo lavoro, lo Hijab Mancante. È un noir e quindi chiedo a Roberto, tratteggiaci la trama senza dire più di quello che... Ok, senza spoilerare, esatto, come dicono quelli bravi. Esatto. Allora, essendo un noir entriamo subito a gamba tesa con una ragazzina di 17 anni afghana trovata morta in un cortile di uno stabile milanese. A trovarla è il fidanzatino pakistano, si chiama Umut, il quale già comunque le famiglie afghane e pakistane si capisce che non è che erano molto favorevoli a questa relazione. Lui capisce subito che potrebbe essere considerato il responsabile, preso dal panico scappa. A occuparsi del caso sarà le forze dell'ordine, in particolare l'ispettore Valerio Giusti, il quale ha un piccolo problema, nel senso che questo ragazzo lui lo conosce di vista. Il ragazzino lavora in un kebab, lui è capitato di farci due chiacchiere e gli sembra tutto fuorché un potenziale colpevole. Però è scappato, le prove lo indicano, e lui dovrà partire da quello per cercare di ricostruire quello che è successo e, ultimissima cosa, farlo anche velocemente perché la famiglia della ragazza afghana lo sta cercando a sua volta perché vuole farsi, farsi giustizia da solo, giustizia per modo di dire. Allora, ci hai elencato i personaggi, il primo è questo ispettore Valerio Giusti, un gran figo posso dirlo, un cinquantenne con questo giubbotto di pelle che vive da solo col gatto Sebastiano, che è un burbero, è molto affascinante, infatti ha grande successo con le donne anche se nel cuore in questo momento ce n'è una in particolare. E anche una grande intuizione in generale nell'affrontare i suoi casi e a volte per seguire l'intuizione si comporta in una maniera che è proprio borderline con illecito, diciamo così, però alla fine porta sempre a casa il risultato. Io volevo sapere intanto se vuoi aggiungere qualcosa su Valerio Giusti e se ti sei ispirato a qualcuno. No, allora Valerio Giusti l'hai tratteggiato benissimo tu. Quello che posso aggiungere io è che nella mia testa non era un figo incredibile quanto una persona che comunque ha carisma anche nei confronti di chi lo teme, non lo sopporta. Lui è poco visto dai colleghi perché in passato ne ha denunciati un paio. Tu hai detto che lui gioca molto borderline, ma sempre solo per arrivare alla verità. Lui non sopporta, per intenderci, il collega che usa il tessino per bersi il caffè gratis, anzi, questo lo fa andare fuori di bestia. Sì, l'hai descritto tu, il gatto non sappiamo che c'è, è la sua, se vuoi, il suo alter ego, quello con cui lui riesce, forse non parlando, a esprimersi. E poi ha questa peculiarità che lui la sera ascolta spesso le canzoni di Elisa. Di Elisa. Esatto.
lo so, abbiamo, ho letto attentamente questo. Sì, questo è un giochetto, mi dicevi se si ispirava a qualcuno. Sì. In realtà non a una singola persona, spunti su più colleghi, su più poliziotti che ho conosciuto. Il fatto che lui ascolti Elisa è stato un po' un gioco che ho voluto fare, perché molti miei colleghi, in questo caso sì, scrittori, hanno tutti questi ispettori che ascoltano Mozart, Beethoven, Bach. Io in vita mia, in 30 anni di giornalismo, mai trovato uno che ascolta questa musica. E quindi ho detto, vabbè, facciamogli ascoltare una cosa molto più... Che però ti piace, perché Elisa... Sì, no, per quello si piace anche a me, ci mancherebbe, assolutamente. Va bene, gli altri personaggi sono Umut, come hai detto, e Senia. Da questi personaggi esplodono dei temi veramente importanti, caldi e anche divisivi. E quindi la mia domanda, si parla di immigrazione, si parla di culture, di integrazione, di difficoltà di integrazione, si parla di microcriminalità legata appunto certo. all'extracomunitaria, all'immigrazione. Ti chiedo come mai hai affrontato questi temi uscendo da una comfort zone a cui hai abituato i lettori? Non hai avuto paura che i lettori potessero rimanere disorientati? Ma sai, innanzitutto il compito dello scrittore è raccontare e non prendere posizione. Quindi io racconto quello che comunque vediamo tutti i giorni, ormai l'integrazione è un dato di fatto, piaccia o no, esiste e va raccontata secondo me nel bene e nel male, perché sono situazioni positive e situazioni chiaramente negative. Io in questo momento ho cercato di trattare questo tema per il semplice motivo che credo che i miei lettori che mi conoscono già, ma anche quelli spero che iniziano a conoscermi, possano prendere atto che in un romanzo noir non esiste solamente la trama gialla, ma esiste anche la possibilità di raccontare tematiche sociali, e in questo momento queste mi sembrano interessanti e attuali. Certo. Esatto. Un'altra protagonista del tuo romanzo è la città di Milano, sì. Non è quella da bere, no, cui ci hanno abituato negli anni scorsi, ne dai una visione molto buia, molto cupa. È la tua visione oppure quella che tu attribuisci ai tuoi personaggi? Perché poi Valerio, anche con i colleghi che seguono una indagine internazionale, si confrontano proprio su che cosa sta diventando Milano. Allora, io ho vissuto per 36 anni qui a Sesto San Giovanni e quindi indirettamente a Milano. Milano è cambiato tantissimo nel corso degli anni e il mio rapporto con lei è di amore e di odio. Ho escluso volutamente la Milano da bere, quindi il centro, tutte quelle parti molto chic, la pericena, la mobilia. Esatto, perché se stiamo parlando di noir, il noir è sporco e quindi si deve andare a raccontare la parte di Milano meno piacevole, quella che sta sotto il tappeto, per intenderci, come la polvere. La racconto di notte quasi sempre, perché comunque sempre per la questione noir si presta. Sì, è la Milano che in questo momento secondo me c'è una capitale europea assolutamente importante dal punto di vista economico e sociale, ma con una serie di situazioni, certo. Soprattutto nelle zone più periferiche, che non si possono far finta di non vedere, ecco. A proposito di periferia, anzi parliamo di città metropolitana, sì. Nel tuo romanzo ci sono dei luoghi, c'è Sesto San Giovanni, c'è il Parco Nord, c'è Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Segrate, sì. È un omaggio ai luoghi in cui tu hai vissuto e lavorato oppure è un'esigenza narrativa? Entrambe le cose, per esigenza narrativa io dovevo uscire da Milano e a quel punto lì ho pensato che fosse una cosa intelligente raccontare cose che conosco, quindi sono realtà che per lavoro frequento e poi tecnicamente mi servivano, se parliamo di immigrazione ed extracomunitari, una scena fondamentale si svolge a Pioltello, perché satellite. Sappiamo a satellite che sappiamo che è un quartiere con mi sembra 87 etnie diverse, sempre senza giudicare in maniera negativa Pioltello, serve perché narrativamente parlando era funzionale, cioè non potevo pensare a una scena del genere, ambientarla, che ne so, in una città giardino come Cernusco. Infatti a Cernusco fai ritrovare... A Cernusco faccio ritrovare un motorino. Un motorino, esatto. Sì, sì, comunque è un omaggio alle zone che conosco, ai posti dove ho vissuto o che ho lavorato, e al tempo stesso era funzionale per il romanzo. Per la storia. Sì. Ci sarà un terzo libro con protagonisti a Valerio Giusti? Allora, sì, penso proprio di sì, perché questo romanzo fortunatamente sta andando bene e quindi con l'editore abbiamo già fatto due chiacchiere. Potrebbe essere intervallato da un altro romanzo,
giusto perché mi piace un po' anche mettermi in discussione, sì. E perché è un argomento che da tanto tempo volevo trattare e penso sia arrivato il momento. Però sì, Valerio, credo che a questo punto torni, visto che il romanzo sta fortunatamente piacendo. È chiaro che questa domanda qui, se il romanzo non funziona, bisogna avere il coraggio di dire nella mia testa sì. Si ferma. Però, esatto. Poi si fa finta, non mi interessa più scrivere di lui, in realtà spesso giustamente. Ci sono anche dinamiche editoriali. Esatto, in questo caso qui bene. Fortunatamente l'editore mi ha già fatto capire che lui è disposto, lei, perché non lei. È disposta a pubblicare. Allora ti aspettiamo con i tuoi prossimi romanzi, che se tutto andrà bene saranno due. Esatto. Ti ringraziamo, ricordiamo tutti che l'Hijab Mancante è disponibile presso tutte le biblioteche di Sesto San Giovanni. Grazie. Grazie a voi.